Allora, riprendiamo il nostro discorso sui KPI in modo, diciamo, di fatto da concludere questo argomento, che sarà poi oggetto del laboratorio di martedì prossimo, c'è ancora lezione, e di qualche esercizio che faremo giovedì pomeriggio, sempre su questo tema. Dopodiché, a parte qualche integrazione su qualche argomento, diciamo così, minore che abbiamo sempre sospeso, tipo i CSF che dobbiamo ancora fare su questi capitoli, alcune cose sui capitoli iniziali, il tempo che rimane, di fatto il tempo di martedì prossimo più le lezioni di gennaio, saranno dedicate esclusivamente a fare esercizi tipo esame. Quindi un esercizio tipo esame chiaramente ci terrà impegnati più di una lezione, quindi probabilmente riusciremo a fare due temi d'esame in totale, facendo i vari punti insieme dall'inizio alla fine, o quasi, siamo fino alla fine, perlomeno impostarlo in stato abbastanza avanzato di svolgimento. A tal proposito, provate a dare un'occhiata ai temi d'esame che ci sono sul sito, quelli che, diciamo, abbiamo dato negli anni passati, e se ce n'è qualcuno che vi risulta particolarmente interessante, che non sia ovviamente di quei due o tre che stiamo gestendo normalmente come esempi, me lo fate sapere, per svolgere uno a costo di un altro, c'è qualcuno che eventualmente mi segnalate voi, ed eventualmente se ne inventiamo anche uno nuovo da zero, intanto per partire freschi su un nuovo problema. Ma prima dobbiamo finire questa parte. Allora, riassunto flash, definizione di KPI, cioè indicatori che siano in grado di fornirci informazioni sullo stato di avanzamento o di esecuzione di un processo. L'abbiamo detto, questi indicatori sono di tre macro tipi, in realtà poi ne abbiamo aggiunto un quarto che è il tipo generale, che ci dà di fatto i volumi di ingresso e di uscita del tutto. Ma i tre indicatori effettivamente che dipendono dal processo, quindi quelli generali non li conto perché di fatto non dipendono da me, dipendono dal mio contesto, sono quelli di qualità, ossia misurati sul prodotto finito, di servizio, ossia misurati andando a confrontare l'input e l'output del processo, e di efficienza, che vanno a misurare essenzialmente le risorse, misurare in qualche modo, valutare le risorse che vengono impiegate durante l'esecuzione del processo. Quindi queste sono tre macrofamiglie che poi noi abbiamo diviso ulteriormente, no? In varie sottotipologie. Allora, la settimana scorsa già ci siamo occupati dei KPI di efficienza e dei KPI di qualità. Quindi efficienza, ricordiamoci, le risorse usate, qualità, il prodotto finito o servizio erogato. E a parte quelli generali. E abbiamo visto che, tanto per riassumere il discorso, ogni processo ovviamente ha bisogno di una definizione specifica, puntuale, degli indicatori che devono essere presi. Ma poi questi indicatori si scopre che molto spesso appartengono, no, a tipologie abbastanza simili tra di loro, in un certo senso, no? E questo era il significato, no, di queste tabelle riassuntive, sinottiche, che abbiamo provato a analizzare insieme, in cui essenzialmente per i vari tipi di risorse si provavano a definire dei KPI che fossero, diciamo così, della categoria costo unitario, categoria produttività, categoria utilizzazione, dove in qualche modo, se vedete, girano sempre gli stessi valori ma rapportati in modo diverso. Quindi la produttività è prodotto diviso risorse, l'utilizzazione è risorsa impiegata diviso risorsa disponibile. Quindi sono gli stessi valori, ma a seconda di che cosa voglio osservare in questo in un determinato momento li combino in modo diverso. Analogo discorso avevamo fatto per i KPI di qualità, in cui a questo punto ci andavamo a domandare o misurare, analizzare le proprietà del prodotto finito, senza più andare a vedere qual è stato o cosa è successo durante il processo che ha portato
a quel prodotto. E quindi di fatto si parlava di conformità, di affidabilità, quindi conformità nel senso che il prodotto e il servizio nel momento in cui viene erogato soddisfa i requisiti, l'affidabilità, la capacità del prodotto di continuare a soddisfare i requisiti nel tempo, e la soddisfazione, che diciamo così, il concetto un pochino più sfumato, cioè se effettivamente gli utenti, no, sono tra virgolette soddisfatti del servizio o del prodotto, il che va al di là della conformità, no? Una cosa può essere conforme, quindi rispetto a tutti i disegni, le specifiche, le misure che ho fatto, ma in realtà agli utenti non piace, non serve, non è ciò che volevano. Ok, ci rimane da analizzare la categoria dei KPI di servizio. Il servizio, dicevamo, è la relazione che c'è tra ingresso e uscita. Quindi in ingresso al nostro processo, nel nostro modello semplificato CRASO, arrivano delle richieste in qualche modo che il processo elabora per poi produrre un output. Allora, ciò che succede è che questo output non è contemporaneo rispetto all'input, cioè mi arriva la richiesta oggi e io l'output elaborato, la risposta a questa richiesta ce l'avrò tal giorno, 2 giorni, 6 giorni, 1 mese. Quindi ho uno scalamento temporale, no? Un ritardo che è dovuto al fatto che comunque il lavoro lo devo fare, tra il momento in cui arriva la richiesta e il momento in cui viene soddisfatta questa richiesta. Quindi viene prodotto l'output, non un output qualsiasi, ma l'output corrispondente a quella specifica richiesta. Allora, io posso misurare questo tempo, in realtà questo tempo lo posso vedere come somma di 2 fattori. Un primo fattore che è un ritardo, un'attesa, nella presa in carico della richiesta. Mi arriva una richiesta, mi arriva sta, cioè immaginiamo un servizio semplicissimo, no? Qualcuno di voi mi chiede di venire a consulenza. Abbiamo bisogno di dei chiarimenti, fare delle domande. Ok. Allora, ci sono 2 intervalli di tempo prima che effettivamente, no, riusciamo a parlarci. Il primo è il tempo che io legga e risponda alla mail. Cioè il tempo in cui la richiesta è stata fatta, ma non è ancora stata presa in carico dal sistema. Nessuno l'ha ancora guardata, è lì in giacenza, in attesa, in coda. Un foglio di carta, una mail, una richiesta sul sito che nessuno ha ancora analizzato. E poi c'è l'effettiva attesa da quando la richiesta è stata presa in carico a quando avviene l'erogazione del servizio. In questo caso, da quando dico va bene, ci vediamo giovedì mattina o martedì pomeriggio, eccetera, alla data stabilita. No? Questo è un caso semplice in cui in questo periodo non abbiamo nulla da fare, semplicemente aspettare che arrivi la data. No? Però sappiamo che ormai la richiesta è stata presa in carico, sappiamo quale sarà la data di termine, di conclusione. Quindi abbiamo sempre questi 2 tempi. Il tempo necessario a soddisfare, diciamo così, questo è chiamato tempo di risposta, no? Il tempo che il processo richiede per soddisfare la risposta. Da quando il processo comincia a lavorare su quella risposta, su quella richiesta. Ma davanti a questo c'è un tempo di attesa, che qui è chiamato lead time, è un tempo non produttivo, un tempo morto, che dal punto di vista dell'esecutore, di chi lavora all'interno del processo, non esiste, perché è una richiesta che io non ho ancora guardato, non so cosa c'è scritto, non so neanche cosa mi stiano chiedendo, ma dal punto di vista del cliente conta come tutto il resto del tempo, perché intercorre tra la richiesta e la risposta. Quindi sono 2 modi diversi di misurare il tempo di esecuzione. Se voi pensate, ad esempio, poi anche dei criteri collegati all'efficienza, cioè quanto lavoro c'è, quanto lavoro facciamo, ti interessa solamente ragionare sul tempo di esecuzione delle richieste già prese in carico.
quindi il tuo punto di vista è quello, mentre invece il punto di vista del cliente e quindi in certo senso ti conviene per ragione di efficienza processare in fretta le richieste che ti arrivano, ma magari lasciarle molto in coda e quindi eventualmente allungare la coda di attesa, no? Diverso invece dal punto di vista del cliente. Quindi bisogna sempre fare attenzione a quale intervallo di tempo ci si riferisce. L'altro giorno mi è capitato di leggere un'offerta di un'azienda che in realtà sono due o tre offerte che stavamo confrontando, e effettivamente quando parlavano del servizio di supporto tecnico, quindi sistema informativo, dicevano ok, tra i servizi offerti ovviamente c'è supporto tecnico, e lì era descritto in modi più fantasiosi, però sempre si andava a identificare, no? Dovevano cercare di identificare due fattori, cioè entro quanto rispondono, entro quando risolvono, che sono due cose diverse. C'è un conto che ci fai la segnalazione via telefono, via mail, quel che è, e dici, ti rispondo entro 4 ore. Ma alla fine la risposta può essere del tipo, ok, ci lavoriamo. Allora, quei 4 ore è il lead time, il tempo prima che loro ti confermino che hanno preso in carico la richiesta. Dopodiché il tempo di risoluzione eventualmente del problema può essere magari di 4 giorni, non 4 ore. Quindi sono due tempi molto diversi di cui tenere conto. Sono importanti entrambi, dipende da chi lo sto misurando. Magari, sai, in molti casi il tempo di esecuzione rischia di essere nullo, quando magari la domanda, il maturamento o il problema è solo fittizio, oppure si può risolvere all'istante, o una incomprensione, un'informazione in più da fornire, eccetera. Quindi a volte il tempo di risposta è quello che ti dà, perlomeno eventualmente ti sblocca la situazione. Invece se ci sono dei problemi veri, ovviamente richiederanno tempo di lavorazione. Timeliness è un'altra, quindi ci sono questi tempi di risposta o il tempo di attesa, che sicuramente sono validi, mi viene da dire, per tutti i tipi di processi. Non riesco a farmi venire in mente nessun esempio in cui questi non abbiano senso, no? Timeliness va a vedere, diciamo, la differenza tra quanto tu stai riuscendo ad osservare in termini di tempi di risposta e quanto invece avevi dichiarato. Qui si parla ad esempio di ritardo. Definiamo ritardo nella presa in carico l'eventuale differenza tra il tempo di attesa effettivo e il tempo di attesa nominale. Cioè, facendo l'esempio, diciamo, rilasciandoci l'esempio di prima sul servizio di supporto clienti. Il servizio di supporto clienti mi ci risponde entro 4 ore, va bene. Quindi vuol dire che fino a 4 ore sono all'interno del tempo di attesa nominale. Se tutto va bene, il 100% delle risposte viene preso, delle richieste, pardon, viene preso in carico, quindi fornisce una prima risposta entro il tempo nominale, e a quel punto non ho problemi. Ma potrà esserci una percentuale di richieste di cui il lead time effettivo, quindi il tempo di presa in carico effettivo, sia maggiore di quello nominale, di quello dichiarato. Allora in questo caso vado a vedere di quant'è questo ritardo, di quanto ho sforato, ho risposto in 5 ore anziché in 4, in 6, in 7, facciamo la media, vediamo. Questo può comportare eventualmente a degli ordini, delle lavorazioni, delle ordinazioni che vengono concluse in ritardo rispetto ai tempi previsti. Quindi noi abbiamo sempre, se vogliamo, dobbiamo sempre confrontare due numeri, un valore obiettivo, nominale, dichiarato, contrattuale se vogliamo, relativo al lead time, relativo all'execution time. Io ti rispondo entro 4 ore e ti risolverò entro 4 giorni. Bello, l'abbiamo scritto. Poi ciò avviene? Riesco sempre a essere in anticipo? Riesco sempre a stare nei tempi? O alcune volte si sfora? E di quanto si sfora? E quanto frequentemente si sfora? No? Allora, queste sono altre misure che sono interessanti. Più quasi
più che non il tempo di risposta assoluto o il tempo, lead time assoluto. Cioè, se io dico il tempo di risposta, quindi il tempo di lavorazione, è di 4 giorni, è tanto o poco? Non lo so, se devo costruire un treno magari è poco. No? Se devo, quindi in assoluto quel valore, sì, è una misura, ma se non so con cosa confrontarla mi dice poco. Se invece vado a fare il confronto tra quella misura, il tempo di attesa o il tempo di lavorazione, e il valore nominale, o il valore atteso, o il valore dichiarato, dipende dai casi, chiaramente le situazioni, di quel valore, allora mi accorgo se sono degli scostamenti. Io pensavo di essere bravo, invece non lo sono, perché ci metto più tempo di quanto pensassi. Può capitare. È proprio lì che avviene poi il ciclo di controllo in cui devo andare a intervenire. Perché se no, se ho un numero, mi dice il tempo medio di risposta è 3 ore e mezza. Vabbè, allora tanto poco. Tanto poco rispetto ai miei obiettivi. Quindi, mentre il tempo di risposta e il tempo di attesa sono misure dirette in un certo senso, ha molto più senso considerare una misura derivata che è fatta confrontando le misure con i dati dichiarati. Questo per quanto riguarda il tempo. Quindi stiamo andando a vedere la velocità di esecuzione delle richieste, confrontando l'istante di tempo in cui la richiesta arriva e l'istante di tempo in cui la richiesta viene conclusa. Ma c'è anche altro che si può, qui siamo nel servizio, quindi stiamo confrontando proprietà dell'ingresso con proprietà dell'uscita. Ci sono anche altre proprietà che si possono verificare, cioè all'ingresso mi hanno richiesto una determinata cosa, in uscita per una miriade di fattori, di cause, produco qualcosa di sbagliato, di diverso, scusate, non di sbagliato. Qui non c'entra la conformità. Mi hai chiesto una birra blu, ti ho dato una birra rossa. Questa birra rossa è perfetta, la miglior birra rossa del mondo dal punto di vista della qualità, della conformità, eccetera. Ma tu volevi la birra blu. Quindi può capitare, diciamo, che il risultato di una richiesta non corrisponda al contenuto della richiesta stessa, a che cosa era stato richiesto. Quindi questo lo possiamo catturare con un KPI che possiamo chiamare tipo ordini perfetti. Cioè, qual è la percentuale di ordini che effettivamente corrispondono alla richiesta? E perché mai non dovrebbero corrispondere? O tanti fattori. Beh, un errore, una richiesta fatta male, una mancata disponibilità a magazzino, mi hai chiesto 12 birre rosse, io ne avevo solo 10, comincio a darti queste. Questo è ciò che avevo, devo scegliere se dartene 10 subito o dartene 12 tra 2 settimane, tempo che mi arrivino, mi faccio il restock del mio magazzino. E quindi magari scelgo di avere una timeless migliore per avere diciamo così, alcuni ordini parziali. Quindi possono essere, se vogliamo, deficienze, errori, mancanze da parte del richiedente, quindi la richiesta non è completa, non ha tutti i campi, c'è il codice sbagliato, no? Quante volte il codice sbagliato, mi viene in mente quante volte arrivano, oggi cos'è? Martedì 20:15, no? Se vi arriva una richiesta dicendo per favore voglio prenotare un autobus per mercoledì 15, che non esiste, no? Quante volte avete visto una mail in cui c'era la data e il giorno della settimana che non corrispondeva? Perché non? Tra l'altro li mettiamo sempre tutti e due, la data e il giorno della settimana, proprio apposta, no? Perché se per caso sbagliamo a battere, a pensare, eccetera, l'altro se ne accorge. Allora a quel punto cosa puoi fare, no? Non puoi sicuramente. La richiesta ti è arrivata, nel momento in cui la guardi ti accorgi che in qualche modo la richiesta che non è perfetta, quindi non la puoi eseguire in modo perfetto. Quindi non sempre il fatto che l'output non sia perfetto è colpa del processo, a volte è colpa della richiesta. Quindi, ad esempio, nel processo dovrà esserci sempre una fase di controllo della richiesta, no? Così come di accettazione della merce, di accettazione della richiesta, la analizzo e magari dico no, la blocco, non la posso fare, la modifico. Però nel frattempo la richiesta è già arrivata, l'ho già presa in carico. Non posso onorare l'ordine, perché è sbagliato, ci sta qua dentro questo.
poi chiaramente dentro il perfect order ci sono le varie cause, no? Oppure appunto la richiesta perfetta, legittima, eccetera, ma c'è stato qualche disguido, qualche errore, qualche mancata disponibilità del magazzino, come facevamo ad esempio prima, che possono portare al fatto che ciò che ti è erogato non è perfetto. Qui è stato usato questo termine ordini perfetti perché non è detto che la negazione di questo, cioè il fatto di non avere un ordine perfetto, sia necessariamente grave, no? Sia un errore grave da evitare assolutamente. Come dicevo, tutti i controlli, l'incoming inspection, cioè il controllo in ingresso delle richieste, del materiale, eccetera, possono rivelare degli errori in ingresso, e questo in realtà aumenta la qualità. Se mi accorgo prima in ingresso che mi hanno chiesto una cosa, mi hanno consegnato una materia prima che non è adeguata, la blocco e la rimando indietro. Quindi non eseguo quell'ordine, ma così facendo aumento la qualità e l'efficienza del processo, perché mi accorgo prima di qualcosa che non va, piuttosto che non fare la cosa sbagliata, e mi accorgo dopo che è sbagliata, e nel frattempo ho sprecato risorse, tempo e materiale. Ok? Gli ordini perfetti è quando tutto fila liscio. C'è una percentuale fisiologica di ordini non perfetti, è normale che ci siano, teniamoli sotto controllo, soprattutto teniamoli sotto controllo le cause. Ovviamente anche il tempo entra a far parte della perfezione dell'ordine, no? Quindi in cui la timeliness sia perfetta, il ritardo sia zero. E poi c'è un altro indicatore di servizio, se vogliamo, che ha a che fare col mondo della flessibilità. Fin tanto che non siamo robot o macchine tutti, qualunque cosa facciamo è in qualche modo sempre soggetto a dover gestire delle anomalie, delle richieste fuori dagli schemi, delle richieste di variazione. Cosa capita se mentre io sto lavorando un ordine è necessario modificarlo? Mi ha fatto una richiesta e poi voglio le 12 birre rosse, beh no, in realtà da me 6 e 6, ma dopo che gli ha ricevuto la richiesta. Allora io posso avere un processo che magari per essere massimamente efficiente ti dà zero flessibilità, dici no, ma hai detto 12, adesso te le tieni e me le paghi, se ne vuoi altre 6 blu me le ordini a parte, no? Oppure rinunci a quell'ordine, paghi una penale, non so, inventiamo. Oppure ho magari un processo in cui dico, vabbè, sì, insomma, tutto sommato non l'ho ancora spedito, non ho ancora magazzino, aspetta un attimo, vado a modificarti il tuo ordine e ti do quello che mi chiedi. Quindi è possibile in qualche modo andare a intervenire, modificare, no, strada facendo, le caratteristiche dell'ordine, in termini di quantità, in termini di caratteristiche del prodotto e così via. È ovvio che non è, questa flessibilità non può mai essere infinita, cioè a un certo punto bisogna chiudere e consegnare, non è che tu ogni momento puoi sempre cambiare idea, no? Però dove stiamo, no? Nel nostro range tra l'inflessibilità totale e la flessibilità assoluta. Pensate ad esempio ai siti di e-commerce, mi viene in mente Amazon, che ti dice quando tu completi un ordine, dice va bene, tu hai fatto l'ordine, lo puoi modificare in qualunque momento fino a quando la merce non verrà spedita. Da quel momento in avanti non puoi più far nulla, no? Poi il fatto che tu magari modifichi significa che la data di spedizione è slitta in avanti, no? Perché ovviamente diciamo, la cosa deve essere ripresa in mano o lavorata in un momento diverso, e quindi c'è una finestra di tipologie e di tempistiche entro cui, no, è possibile fare delle modifiche. Quindi questi KPI di flessibilità vanno a misurare questo fattore in termini di, ad esempio, numero di ordini che hanno subito almeno una modifica rispetto al numero di ordini totali, e il numero di lo posso misurare in numero oppure in valore economico, ad esempio, no, del corrispondivo agli ordini stessi. Questi sono tutti indicatori. È meglio avere una flessibilità alta o bassa? Dipende, no? La risposta dell'ingegnere ovviamente è sempre quella, dipende.
Ovviamente bisognerà trovare il mix giusto tra ordini perfetti, flessibilità e timeliness, perché sono tre caratteristiche che tirano in direzioni diverse. Non posso avere il 100% di tutto. La gestione, il manager, a livello strategico decisionale fa proprio questo. Scelgo se è meglio tirare di qua o meglio tirare di là, in funzione del tipo di prodotto che voglio erogare. Quindi queste sono le tre macro aree. Poi con la fantasia si può sempre andare fuori e inventare cose nuove, ma ci accorgiamo che la maggior parte degli indicatori che possiamo definire tendono a ricadere in queste macro categorie. Poi quando faremo appunto esercizi da giovedì in avanti ci mettiamo poi anche degli esempi concreti in cui cerchiamo di trovare all'interno di questa classificazione, diciamo così, teorica, poi il singolo numerino, no, da indicare in quello specifico processo. Quindi cominciamo a vedere un pochino più dal punto di vista operativo come per un determinato processo possiamo definire questi KPI, possiamo ragionare per arrivare a definire questi KPI. Adesso abbiamo visto in generale di che cosa si tratta, cosa possono essere. Allora, innanzitutto notiamo che prendendo dato un determinato processo, prendendo un qualunque processo, questo può essere visto da punti di vista diversi. No, cosiddetti stakeholder. Cioè, la buona riuscita di un processo può essere vista dall'operatore che lo esegue, dal manager che ne è responsabile, dal cliente che lo richiede. Tutti e tre, finché stiamo a parole, sono interessati alla buona riuscita del processo, al fatto che questo processo funzioni bene, sia efficiente, rapido, di qualità, tutto quello che volete. Tutti e tre, ovviamente. Ma se entriamo nel dettaglio e diciamo, va bene, caro operatore, quali sono gli indicatori che potremmo prendere come misura del fatto che tu sia soddisfatto di come sta andando il processo? Tu sei uno stakeholder, vuoi che il processo vada bene. Come lo misuriamo questo processo? Da quale punto di vista? E tu manager, come lo vuoi vedere? Io mi aspetto già che il manager di sicuro guarderà prima l'efficienza, le risorse, i costi. Il cliente magari guarda il tempo e la qualità. Visto che il prezzo non c'è qua dentro, Costo, quando parliamo di costi di efficienza stiamo parlando dei costi delle risorse impiegate, non del prezzo a cui viene venduto. Questo non c'entra nulla col processo, è un aspetto puramente contrattuale. E quindi quando scendiamo dalla nozione generica di stakeholder, io sono interessato che vada bene, scendiamo a chiederci ma sì, ma in che senso va bene dal tuo punto di vista? E beh, ci accorgiamo che i vari stakeholder hanno punti di vista diversi. Indicano come prioritari dei KPI di tipo diverso. Ma anche definizioni semplici, tipo il costo. L'operatore indicherà come costo il lavoro che si deve mettere, la fatica che si deve mettere, quanto è complicato, difficile fare un determinato lavoro. Questo è un costo per lui. Tanto proprio il tempo è una costante, le ore di lavoro sono quelle. In quelle ore quanto è complicato fare ciò che deve fare? Riesci a semplificarlo? E il manager invece come costo vede soprattutto il costo economico, finanziario. E invece il cliente come costo vede, diciamo, il prezzo che gli viene associato, più eventualmente i costi della gestione, ordinazione, e tutta la parte, diciamo così, burocratico-amministrativa che sta intorno. Quindi non possiamo, qual è la lezione di questa slide, non possiamo parlare di KPI se non abbiamo chiaro quale sia lo stakeholder rispetto al quale sono misurati, sono definiti. Quindi noi quando parleremo di KPI, vabbè, qui c'è un esempio che illustra con qualche bullet in più, non c'è di cui stavamo parlando. Quando parliamo di KPI dobbiamo sempre identificare bene qual è il processo di cui stiamo parlando. Perché se non ho il processo non so quali sono gli input e gli output, e quindi non so di cosa sto parlando, non avendo il contesto e gli input e gli output come indicatori generali. Quindi devo definire bene, sto parlando di questo processo,
può anche essere un processo molto ampio, composto, ma devo delimitarlo. E poi devo dire, per questo processo, quali sono gli stakeholder che mi interessano in questo momento. Se non ho il processo definito e gli stakeholder definiti, non posso parlare di KPI. Cioè, li posso inventare a capocchia, ma non li posso definire, diciamo così, dal punto di vista corretto. No? La richiesta non è completa se non mi dai queste due informazioni. Se andate a vedere le domandine nei temi d'esame, c'è sempre scritto, si definiscono i tre KPI principali dal punto di vista di. No? Dal punto di vista di qualche, di uno degli stakeholder. Quindi ovviamente un'analisi completa di un processo dovrebbe prevedere l'elenco degli stakeholder e per ciascuno degli stakeholder definiamo i KPI relativi al suo interesse. Poi ovviamente in fase d'esame dobbiamo accorciare qualche cosina perché non possiamo tenerli due giorni e quindi scegliamo uno stakeholder a priori. Però va sempre messo in conto. Quando comincio a ragionare sui KPI so qual è il processo. Conoscere il processo permette di conoscere già automaticamente i KPI generali che stanno intorno al processo, quindi volumi di ingresso, uscita, eccetera, le risorse disponibili, e poi lo stakeholder, devo saperlo per poter andare avanti nella progettazione. E dopodiché questi KPI prenderanno delle misure e in qualche modo faranno dei conti basati su queste misure, una somma, una media, un massimo, una mediana, una moda, un rapporto tra medie, quello che vogliamo, dipende dai casi, dipende ovviamente da che cosa ha senso fare con le misure che abbiamo a disposizione, e poi generano un numero, 7.4. Bene, e cosa me ne faccio di quel numero? No? Come lo interpreto quel valore? Un KPI deve essere, per poter essere utile, deve essere facilmente interpretabile. Quasi mai un valore è interpretabile da solo, in isolamento. Noi riusciamo a interpretare un valore molto più facilmente se ce l'abbiamo in confronto a qualche cos'altro. Ok, quindi analizzo delle differenze, analizzo delle tendenze, analizzo degli scostamenti. Rispetto a che cosa? Rispetto al tempo. Cioè questa settimana rispetto a quella precedente, il mio indicatore è 7.4, quella precedente era 7.2. Ah, è aumentato. Poi dipende se il fatto che quell'indicatore sia aumentato è un bene o un male, no? Perché magari sono indicatori che contano gli errori, quelli che contano invece le performance e viaggiano in direzioni diverse. Oppure posso avere un riferimento rispetto ad altre realtà parallele, che ne so, la media dei gestionali rispetto alla media dei meccanici degli esami o gli esami superati. Allora, ho un indicatore di persone che dice gli esami superati alla fine del secondo anno sono il 43, non lo so, invento, per cento dei crediti. È tanto o poco? Andiamo a vedere qual è la media del Politecnico, andiamo a vedere qual è la media di ingegneria, andiamo a vedere qual è la media di altri corsi di laurea. Allora lì riusciamo a fare dei ragionamenti, ma se ho il numero in assoluto non mi dice nulla, a meno che quel numero sia 0 o 100%, allora mi dice qualcosa, cioè che quell'indicatore non serve a niente di fatto perché l'ho preso male, ma se è un valore intermedio che effettivamente sta misurando qualche cosa, un processo in divenire, devo riuscire a confrontarlo con qualcos'altro. Quindi o lo confronto nel tempo con lo stesso indicatore calcolato l'anno prima, la settimana prima, il mese prima, o lo confronto nello spazio, diciamo così, sul livello organizzativo, con altre realtà analoghe in cui abbia senso misurare quelle. Ho due linee di produzione e confronto l'una rispetto all'altra, se vanno in modo diverso ho il problema di personale, ho il problema di macchine, ho un problema di carico, eccetera. Oppure c'è anche la terza possibilità di confrontarlo con un obiettivo. Cioè voglio che sia, i vostri compagni più giovani di voi avranno una soglia di ingresso alla magistrale che sarà diversa da quella che avevate voi. Quello è l'obiettivo. Allora andiamo a misurare il processo, diciamo, laurea triennale rispetto all'obiettivo raggiungimento soglia, quali sono le percentuali. Quella è una soglia in questo caso derivata dall'esterno.
In realtà a monte c'è il processo che dice come la mettiamo questa soglia, andiamo a vedere i dati storici, come si è evoluto questo indicatore in modo da poter mettere la soglia sapendo di tagliare o non tagliare fuori un valore maggiore o minore di persone. Però in ogni caso devo andare a confrontare l'indicatore misurato con un indicatore deciso, definito, come obiettivo minimo, massimo, preciso da raggiungere, non dipende dal tipo di obiettivo, ma è qualcosa di esterno, che in qualche modo è definito esternamente. Quindi devo sempre, una volta che definisco l'indicatore, dicevamo, sapere qual è il processo, sapere qual è lo stakeholder, ma anche sapere come andare a interpretarlo. Dire, guarda, è meglio se questo numero è più alto, è meglio se è più vicino a 100, se è meglio se è maggiore di 23, è meglio se è superiore alla media degli altri, e così via. Quindi in qualche modo il filo del ragionamento nella definizione dei KPI potrebbe essere riassunto da questi 6 punti. Quindi, come prima cosa, definisco il processo. Dato un processo e i suoi stakeholder, definisco i KPI. Il nostro lavoro sarà soprattutto sul punto 2-3. Cioè, una volta che ho definito, scelgo questi KPI in termini, diciamo, concettuali, ho quell'idea lì, voglio misurare appunto il crediti superati, quanto in fretta ci si avvicina al numero di crediti necessario per la laurea magistrale. Dopodiché, una volta che ho scelto quello, perché quello secondo me è il criterio che voglio analizzare, che è PI che mi interessa, devo poi definirlo bene, non basta dire. No? E questo è il punto 3, no? Dare un profilo esatto del KPI, che è quello che chiediamo esatto. Cioè, cosa vuol dire? Crediti di chi? Di quelli iscritti in quale anno? Che siano iscritti quest'anno, che siano iscritti nello scorso anno, nei 2 anni precedenti, nei 3 anni precedenti? E i crediti misurati quando? Al 1 gennaio? All'inizio di ogni mese, che non serve a niente perché non ci sono esami ogni mese? All'iscrizione, e quelli che fanno periodi all'estero, li conto o non li conto? E chi è iscritto al primo anno rispetto a chi è iscritto al secondo anno, li conto separatamente o metto tutto insieme, faccio la media? Devo deciderlo, no? E a un certo punto dire, vabbè, la formula è questa, non basta dire conto il numero di crediti. Questo va bene come condivisione del concetto generale, ma fino a quando non ho una formula in cui dettaglio cosa vado a calcolare e come aggrego il dato, perché ci sono sempre 2 fattori, la misura e l'aggregazione. Se chiedo a te quanti crediti hai, lo sai dire, ma è un numero, è una misura puntuale, una persona ha la misura M sulla propria persona del numero di crediti. Dopodiché devo definire la popolazione su cui faccio questa misura, ciascun elemento della popolazione mi darà una misura e poi devo aggregare queste misure con delle misure statistiche, con degli operatori statistici che siano permessi dal tipo di misura che ho fatto. Il numero di crediti sono fortunato perché è una scala di tipo assoluto e quindi posso fare, inventare ciò che voglio. Quindi questo è il passo di formalizzazione della decisione. Ho ragionato sul processo, tenendo conto degli stakeholder, ho pensato in KPI, ok, lo formalizzo. E poi bisogna andare a vedere, ma queste sono fasi di analisi, ok, mi sono fatto questa formula, questa ipotesi, andiamo un po' a vedere se è buona. E qui avremo dei criteri di robustezza che vi racconto, che ci permettono di capire se questa formula essenzialmente è la migliore possibile oppure no, ha delle mancanze, delle deficienze. E dopodiché parleremo anche di dimensioni, cioè del modo in cui questo indicatore si può affettare, fare a fette, tagliare, scomporre. No? Prima dicevamo, ma la media
fatta sul Politecnico, fatta su Ingegneria, fatta su un corso di laurea. Ecco, è molto comodo avere degli indicatori che posso misurare su insiemi di popolazioni diverse, su intervalli temporali diversi, per poter fare questi confronti, no? Questo è quello di cui si parla in questo punto. Allora, partiamo. Beh, selezione del processo è facile, nel senso che noi arriviamo comunque da un passaggio in cui il processo l'abbiamo esplicitato, ad esempio tramite le activity diagram, no? Quindi in qualche modo avremo modellato nella parte funzionale del sistema dei processi, e quindi potremmo dire: va bene, noi adesso ci stiamo occupando, che ne so, del processo corrispondente a questo activity diagram, oppure a questi 10 activity diagram presi nel loro complesso, oppure a questo pezzettino piccolo di un activity diagram. Qui questo, diciamo, ragionamento su KPI si può fare a diversi livelli di granularità. L'importante è essere espliciti, e ovviamente per essere esplicito devo avere un modello di riferimento, devo aver descritto da qualche parte dove stanno i processi, dove sono gli ingressi, dove sono le uscite. Dopodiché la scelta dei KPI, quindi ho il processo definito, mi siedo e ragiono su quali sono i KPI. Qui posso usare quel ragnatela, no? Che abbiamo finito di commentare oggi. Andiamo a vedere, allora, è un po' una checklist, no? In un certo senso. Mentalmente scorro questi vari tipi di indicatori, allora sono quelli di qualità, sono quelli di efficienza, produttività, utilizzazione, eccetera. Ha senso o non ha senso qui? È importante o non è importante ai fini del mio stakeholder per questo mio processo? Quindi in qualche modo da questa griglia di possibili indicatori che posso definire salteranno all'occhio quelli che sono più importanti. A seconda del processo, a seconda del stakeholder, alcune cose saranno più importanti di altre. Questa è la fase decisionale, in cui ragiono su che cosa è più importante per me. Questa griglia mi aiuta a non dimenticare dei pezzi, essenzialmente. Una volta che ho scelto, devo formalizzarlo. Allora, noi abbiamo scelto un elenco di attributi che sono elencati qua in questa slide, che ci permettono di definire in modo possibilmente completo un KPI. Allora, poi lo vedremo meglio facendo gli esercizi. Di fatto, per noi definire un KPI sarà fare, definire dei KPI sarà fare una tabella, consisterà nel fare una tabella dove queste sono le colonne: nome, obiettivo, definizione, unità, eccetera. E riempiamo, per ogni KPI riempiamo una riga di questa tabella. Quindi per ogni KPI definiamo queste caratteristiche. Chiaramente è una definizione asciutta, ma una riga in una tabella non è che ci sto a fare i poemi. Il poema, se lo voglio, lo faccio prima, dicendo: ah, ma sì, è importante di più l'efficienza che non la produttività, perché do le motivazioni. Una volta che ho dato le motivazioni, però ti devo dare a un certo punto i fatti, i calcoli, la definizione. Allora, in questa tabella cosa inseriamo? Beh, un nome, ovviamente, nome che potrebbe essere anche una sigla, no? Una variabile, no? Sintetico, per potersi riferire, che ne so, numero di ordini falliti, n fall, non so, o una frasetta, o una frase breve, oppure una sigla, no? Per potersi riferire a questo elemento. L'obiettivo, cioè a che cosa serve, cosa sto misurando, cioè al di là delle formule, quel numero lì, che cosa significa? Perché lo voglio misurare? No? Che in qualche modo fa riferimento alle categorie precedenti. No? Serve per misurare la produttività del fornitore esterno che abbiamo scelto per lavare i pavimenti. Quindi mi fa capire perché ho scelto quel numero. Dopodiché c'è la parte più formale, definizione metrica, cioè come si calcola. Allora, qui ci devo mettere una formuletta, o un insieme di formulette, se un solo passaggio non basta,
che parta dalle misure prese sul processo, a livello di processo, e arrivi a un numero. Uno, eh? Quindi qua non ci potrò scrivere il numero di crediti superati, perché quello non è un numero. Il numero di crediti è la misura. Ce ne sono una per ogni studente di questa misura. Dovrò dire la media del numero di crediti, per esempio, degli iscritti al corso di laurea X nell'anno accademico Y. Devo dire tutto, no? Affinché qualcuno che non sappia nulla prenda quella formula e la sappia calcolare andando ad accedere ai dati. A volte riesco a farlo proprio come formuletta fatta da matematico, con le sommatorie, eccetera, eccetera. A volte dico anche un po' a parole, cioè non mi interessa di avere direttamente, no, in un linguaggio di programmazione quella formula, ma deve essere calcolabile in modo preciso. E deve uscire un numero solo. Ovviamente ogni volta che viene calcolata la formula, e questa sarà su un anno accademico diverso, su una popolazione diversa, su corsi di laurea diversi, uscirà un numero diverso, per carità, parametrizzata rispetto a dei valori. Ma alla fine l'importante è che devo mettere insieme un dato, no? A volte si vede, insisto su questo perché lo vedo spesso nei compiti, mi danno la misura, ma non mi dicono come mettere insieme queste misure. Tempo di consegna, okay, cosa mi interessa del tempo di consegna? Il massimo, la moda, la media, il nono percentile, il nono decile, scusate, il 90% degli ordini risponde in questo tempo. Beh, ci sono il 10% che è fuori, quelli non li calcolo, no? Quindi è importante il valore, ma è ancora più importante che cosa voglio vedere. Beh, poi viene da sé facile l'unità di misura in cui questo valore, questo numero è espresso. Crediti. Diverso sarebbe crediti all'anno, no? Se io divido per il numero di anni, ho il numero di crediti erogati, ma la velocità con cui vengono consumati, spesi o acquisiti, dipende dal punto di vista, questi crediti. È una conseguenza della forma, semplicemente, come sempre in qualunque, diciamo, sistema di misura, se non ho l'unità di misura calcolata, cioè esplicita, non sto dicendo nulla. In mesi, in anni, in giorni, in euro, in dollari, in persone, in ore, in chili. Ovviamente per quelle di efficienza, al denominatore di questa unità di misura ci sarà quasi sempre, no, una risorsa, quindi potrebbe essere un costo, una persona, il tempo al denominatore, no? Scala è la scala nominale, ordinale, intervallo, rapporti o assoluta con cui sono state prese le misure di base. In realtà, se la formula che definisco mette insieme più misure diverse, dovrei definire la scala per ciascuna. E questo mi dice, appunto, mi conferma la validità di quella formula su valori misurati secondo quella scala. Poi la parte di interpretazione, quello di cui dicevamo un attimo fa, mi dà la chiave di lettura del numero che salta fuori. Quindi quel numero deve essere più alto possibile, deve essere più basso possibile, deve essere più vicino possibile al 100%, deve essere maggiore di quello dello scorso anno. Cioè, qual è il criterio che mi fa sorridere quando vedo il numero? Sono contento perché quel numero è come? Ok? Ecco, come dicevamo prima, l'interpretazione quasi sempre è basata su un confronto. Confronto col valore stesso dell'indicatore in un tempo precedente, col valore dello stesso indicatore su una popolazione differente, oppure confronto con una soglia. Cerchiamo di dare delle interpretazioni realistiche. Ok, se no non serve a niente.
se io dico che l'indicatore del numero di crediti deve essere 120, sì, lo sarà il momento prima che, anzi, non è, sì, il momento dopo, il giorno dopo che siete laureati, avete 120 crediti. Lo sto misurando. Niente. No? È ovvio che tutti quelli che si laureano avranno 120 crediti. Quindi contare il numero di crediti e dire questo deve essere 120 è un modo sbagliato per contare quante persone si laureano. Allora contiamo i laureati, non... Quindi avere degli indicatori i cui valori siano, cioè non poniamo mai degli obiettivi fasulli, esagerati, assoluti, perché non ci serve a nulla. Quindi questo, anche qua in due parole, di fatto descriviamo quali tipi di confronti ha senso fare per poter valutare se questo indicatore è soddisfacente o no. Perché ricordiamo che tutti questi indicatori servono a cosa? Servono a livello manageriale per poter decidere se devo intervenire in qualche modo. Ok? Di solito si interviene taroccando l'indicatore, ma invece speriamo che lo si faccia aggiustando il processo. E poi l'ultimo punto, ma non è il meno importante, anzi secondo me è quello più importante, cioè da non dimenticare, è la fonte dei dati. Cioè, da dove le prendo le informazioni? Sono sicuro di avere, o di poter avere, di poter disporre delle informazioni sulle variabili da misurare che ho messo nella formula? E lì devo fare attenzione a poter a costruire delle formule che siano basate solamente su informazioni che posso ottenere, che o possiedo già oppure posso ottenere. E quali sono le informazioni che possiedo già? Beh, sicuramente tutte le informazioni che sono desumibili, deducibili dal modello concettuale. Cioè qualunque cosa che posso fare facendo una query nel mio modello concettuale ce l'ho. Più tutte le informazioni che posso misurare andando a intercettare dei punti nel processo. Pensate a tutte le informazioni temporali, i delay. Allora io posso pensare di registrare il tempo in cui l'ordine arriva, il tempo in cui l'operatore lo prende in carico e l'istante di tempo in cui l'operatore termina, il processo finisce, il token muore. Allora quegli istanti di tempo lì li posso usare, perché il processo è gestito dal sistema informativo, il sistema informativo può essere istruito per tenere traccia di questi tempi. Quindi, se io a un certo punto nella mia formula dico la durata di quel determinato task, di quella determinata fase, nella fonte, nel source dell'informazione dovrò dire ok, questa durata è misurata come? È dall'istante di ingresso del token in questa attività all'istante di uscita del token da quell'altra attività. Cioè vado a dirti nel mio activity diagram dove vado a mettere il punto di osservazione, dove vado a mettere i cronometri. Se non riesco a identificare sulla activity diagram dove andare a prendere il tempo, vuol dire che quel tempo è velleitario, non lo conosco. Mi piacerebbe conoscerlo, ma col mio processo non ho un punto, un luogo in cui andarlo a misurare. E quindi è un dato di cui non ho la fonte. Oppure, altra possibilità, io posso decidere in questa fase di andare a modificare il processo, aggiungendo delle attività finalizzate a raccogliere dei dati che mi servono per calcolare i KPI. È sempre un po' pericoloso, eh? Vado a modificare il processo al fine di poter raccogliere il dato che mi serve. Questo falsa un pochino sempre la credibilità del dato. Perché sto chiedendo a qualcuno di fare cose che altrimenti non avrebbe fatto, ma quelle cose le fa solo per poter calcolare quel valore. Un esempio di tutte queste cose sono esempio di tutti i questionari di gradimento, soddisfazione, eccetera. È un'attività in più che nessuno fa volentieri e che ha come unico scopo quello di tirare fuori un numero che va a finire dentro il KPI di qualche indicatore. Quindi in realtà non sto misurando il
qualcosa che avviene nel processo. Sto misurando qualcosa che avviene oltre al processo, che può vedere. Questo dipende in quel caso, in questo gradimento, molto dall'onestà, dalla franchezza con cui, o anche dal livello di approfondimento, no, con cui si risponde. Diverso chiaramente andare a calcolare il numero di pezzi usciti, il numero di esami superati, il valore dei voti, le date, quante volte un esame è stato tentato, eccetera. Allora, quelli sono dati hard, no? Veri. Vado a misurare cose che avvengono nel processo. E quelle non possono essere smentite o falsate. Mentre invece altre... Quindi io tendenzialmente cerco di pensare degli indicatori che siano già insiti nel processo. Ma a volte magari ci serve riorganizzare un attimino il processo, un poco, no? Spostare qualche attività, magari quando disegno attività diagram hai tante scelte possibili. Magari ti conviene riorganizzare le attività in un certo modo, magari rendendo esplicita una comunicazione tra due attori, così puoi andare a vedere, ad esempio, il tempo, l'istante di tempo, il tempo di risposta, oppure no, che cosa ha risposto in quel momento. Quindi magari il processo, così come l'hai disegnato prima, non è esattamente adatto a misurare qualche API, ma se tu ritoccassi il processo senza cambiare la sostanza, senza aggiungere delle cose aliene al processo stesso, ma allora magari riusciresti a misurare meglio un determinato indicatore, perché hai dei punti espliciti in cui andare a prendere un determinato valore. Quindi questo è quello che dà concretezza ai nostri KPI, cioè non sono delle misure campate in aria che poi qualcuno si deve inventare per mettere nella brochure a colori della relazione di fine anno, ma sono indicatori che vanno con le radici ad affondare proprio dentro all'esecuzione del processo. Riprogettiamo da ingegneri queste cose, dobbiamo essere sicuri che siano reali e calcolabili. E quindi dimostriamo che sappiamo come calcolarli. Su questo ci torniamo tra un secondo. Sulla robustezza. Allora, noi adesso abbiamo deciso delle formule che ci danno dei numeri, sappiamo questi numeri come interpretarli, e sappiamo come calcolarli, cioè dove andare a prendere il valore di base a cui si applica questa formula. Quali sono le qualità? Adesso supponiamo di aver fatto questa tabella con i KPI, abbiamo qualcuno dicendo: guarda, ti piacciono, sono belli. Belli, diciamo così, l'estetica di per sé non è una qualità, ma quali sono le qualità che devono avere? Devono essere comprensibili, cioè chi lo vede leggendo essenzialmente il goal e l'interpretation deve capire quel numero, altrimenti se è arzigogolato, se è complesso, se comincia a fare 27.000 distinguo, no, non è direttamente comprensibile. Noi stiamo pensando a degli strumenti, no, di sintesi. Se mi dà un numero di cui però non riesco a capire, no, io posso definire, facciamo l'esempio dei crediti, no? Il numero medio di crediti pesati negli ultimi 2 anni a seconda del tempo, del numero di esami, posso decidere, lo dico in modo diverso perché una frase unica mi perdo, decidere che il numero di crediti in esame da 8 crediti ti do 8 se l'hai passato il primo appello, ma ti do solamente 6 se l'hai passato la seconda volta, ti do 4 se l'hai passato la terza volta e così via. Quindi il numero di crediti pesato per il numero di tentativi o per il tempo trascorso prima di superare l'esame. Lo posso calcolare, è perfettamente lecito, ma poi lo capisco quel valore. Cioè il valore che salta fuori mi dice qualcosa, come lo leggo? Allora, se ho dei dubbi nell'interpretare il risultato, nell'attribuire un significato comprensibile al risultato, allora quel numero non serve a niente. Il costo di cosa? Di ottenere quell'indicatore. Cioè, un indicatore che mi costa zero perché i dati li ho già? O devo spendere del tempo, del lavoro, delle risorse
per averli questi dati. Tutte le volte devo mettere in campo un questionario, una misurazione in più. No, voglio misurare, non so, quanti pezzi vengono scartati tra la fase 1 e la fase 2. Ho già un punto di quel conteggio lì, oppure devo mettere una bilancia, devo mettere un punto di misura in più per poter avere quell'indicatore. Non sto dicendo che devo limitarmi a indicatori a costo zero. Però a volte nella foga di dire, ah sì, definiamo questo indicatore bellissimo, poi mi accorgo che sì, ok, però per averlo davvero devi farti un mazzo mostruoso. Tenete presente che la pubblica amministrazione in queste cose è veramente maestra nel definire dei meccanismi di valutazione, criteri di valutazione mostruosamente mastodontici e poco comprensibili. Per esempio, siamo all'università, abbiamo tutto un processo di valutazione in cui relazioni su relazioni, tabelle, cose, revisori che ti leggono le cose che scrivi, poi devi riscrivere perché loro non vanno bene, sulla base di 27 indicatori diversi, ha un costo enorme questa operazione qui. Dopodiché il risultato non è detto che sia facilmente comprensibile, perché tu hai l'indicatore B.3.1 che ti dicono che è troppo basso, che è più basso di quello del Politecnico di Milano, e dici, che vuol dire sta roba? E poi a volte non sono per nulla significative queste cose. Cioè, alla fine, cosa mi rappresenta? Serve a qualcosa? Cioè, al di là del fatto che sia comprensibile, no? Io posso avere un indicatore totalmente, totalmente comprensibile, che ne so, il numero di esami che sono stati superati di giovedì. Non c'è nessuno che può dire, ma non ho capito bene. È che non serve a niente sta roba, no? È del tutto inutile. Adesso, già fosse di sabato, uno dice, ma sì, ma perché gli appelli di sabato sono pochi, dei professori che proprio non riescono ad altre, allora sono anomalie, vai a vedere. Può anche avere un impatto sul costo del riscaldamento delle aule e un'altra cosa. Ma di giovedì che cosa mi serve? Adesso, chiaramente un esempio, ma di giovedì in giro ce ne sono tanti, se andate a vedere dei sistemi di valutazione esistenti. Quindi, non è solo comprensibile, ma anche significativo, serve a qualcosa. È legato al goal che dicevamo prima, no? Allora, però mi chiedo, il goal lo definisco, posso definire il goal che voglio, ma poi mi chiedo, questo goal che ho dato è sensato? Perché sennò questo KPI mi dice poco, no? La frequenza è la qualità temporale, cioè ogni quanto va ricalcolato questo KPI. È un valore che ogni ora cambia, cambia una volta al giorno, una volta a settimana, una volta al mese, una volta all'anno. Quando ha senso misurarlo? Ad esempio, l'indicatore dei crediti ha senso misurarlo una volta all'anno, sempre nello stesso periodo. Punto. Perché è legato a un ciclo annuale. Che senso avrebbe, che ne so, andare a misurare il numero di crediti superati, che ne so, in una determinata sessione d'esame? Quando il numero di corsi del primo semestre è maggiore del numero di corsi del secondo semestre. Se vai a misurare a valle di una singola sessione d'esame, è di dati falsati. No? Di nuovo. Allora, è anche importante definire questo. Questo lo definisci. E quando parli della definizione metrica, no? Tu dici l'insieme dei crediti è in un determinato intervallo di tempo. Devo dire qual è il supporto su cui misuro, no? Fa parte della definizione di popolazione, cioè quali sono le misure che vado a considerare. E questo mi dà indirettamente un'indicazione su qual è la frequenza di aggiornamento. Tu
tutti gli indicatori economici, no? Che poi ogni mese esce sul giornale, quella cosa è aumentata, quella cosa è diminuita rispetto al mese scorso. Ma non ci sono due mesi uguali, no? Non ha senso fare dei confronti mensili quando magari, sicuramente il mese di dicembre è diverso dal mese di agosto, no? In termini di tipologia di consumi, ad esempio, o di spese. Quindi dobbiamo capire se la frequenza con cui pensiamo di misurare quell'indicatore, con cui siamo capaci di misurare quell'indicatore, perché poi dipende anche da ciò che facciamo, è adeguata al tipo di indicatore, al tipo di processo sottostante. Cioè, se avessi un processo di e-commerce, no, pensate a Amazon, e se avessi un indicatore di ciò che sto facendo una volta all'anno, non va bene, questi qui lavorano all'ordine delle ore, no? Quindi serve qualcosa almeno quotidiano, settimanale, come tipo di indicatore, no? Voi vi scrivete, pagate le tasse in funzione di una dichiarazione ISEE, no? Mi risulta che l'INPS adesso stia dando i dati della dichiarazione ISEE del 2013, giusto? Quindi quando voi fate la domanda o adesso nel 2015, l'avete fatta nel 2014, l'iscrizione, l'ultima iscrizione, no, aspetta, 2015, settembre, quest'anno, vi è stata definita una fascia sulla base di un indicatore ISEE dei redditi 2013, sono passati 2 anni. Allora, quell'indicatore lì, permettetemi, è una frequenza un po' troppo bassa, andrebbe aggiornato più frequentemente per essere utile. Per essere utile e rappresentativo di ciò che vuole rappresentare. Poi uno si tura il naso, dice la legge dice quello e facciamo così, eh? Però che quell'indicatore rappresenti effettivamente la proiezione della capacità di spesa o di reddito della persona nel 2015-2016, quando in realtà si basa su dati del 2013, quando tante cose possono essere cambiate, non è molto utile in quel caso. Quindi bisogna fare anche questi tipi di ragionamenti, non troppo frequente, per non andare a campionare delle variazioni che sono normali, e devo avere una frequenza sufficientemente dilatata da poter apprezzare dei valori medi, per cui se c'è una variazione è rappresentativa di una tendenza, non di una coincidenza di un accidente di percorso che può essere successo, ma neanche troppo lunghe per poter perdere il controllo su ciò che sto facendo, oppure lavorare su dati che non sono per nulla aggiornati. Mi è capitato lo scorso anno, dovevo scrivere a mia figlia alle scuole superiori, allora vai a vedere, c'è un bellissimo documento che ha fatto la Fondazione Agnelli, comparativo delle scuole superiori del Piemonte. Peccato che ha fatto un lavoro enorme, quindi costo molto alto, comprensibile, significativo, sì, molto costoso, ma la frequenza significa che c'era una edizione datata, se non sbaglio, 2012-2013, tra l'altro precedente all'ultima riforma con l'istituzione dei nuovi corsi, perché andava a prendere diplomati vecchi, quindi del tutto inutile alla fine. Se avessero magari questi signori fatto un lavoro meno accurato, meno approfondito, e l'avessero ripetuto ogni anno anziché fare una volta e basta, sarebbe stato molto più utile. Quindi quel costo lì me lo spendo tutto all'inizio e faccio una valutazione e poi la rifaccio tra 5 anni, perché è molto costosa, oppure faccio valutazioni che costano meno, ma se costano meno quasi di sicuro saranno meno precise, meno puntuali, meno dettagliate, ma riesco a rifarle ogni 6 mesi, ogni anno. Sono tutti ragionamenti che sono importanti, perché a volte o molto spesso si vede, un po' difetto di noi italiani, europei in generale, ma gli italiani poi riescono a dare il meglio, abbiamo la tendenza a complicare le cose,
ma già che ci sono faccio anche questo, tengo conto anche di quell'altro fattore, metto dentro quell'altra cosa e ottengo delle dei risultati che alla fine sono obsoleti perché ci ho messo troppo tempo a ottenere il dato, poco comprensibile e molto costoso. E come strumenti di governo queste cose, che è il nostro obiettivo, abbiamo definito che API per poter governare il processo, come strumenti di governo fanno schifo. Dico schifo e non altre parole perché c'è la registrazione. Ok, questi sono, diciamo così, i criteri principali che poi possono essere a loro volta misurati in un certo senso. Adesso qui non andiamo a fare il meta KPI, cioè l'indicatore sull'indicatore, no? Però questi ragionamenti che abbiamo fatto insieme per dire, insomma, questi indicatori che ho definito sono buoni o no? Dicono qualcosa o no? Costano troppo o no? Sono sulla scala di tempo giusta o no? Li posso anche, in qualche modo, qui ci sono alcune indicazioni, che però non approfondisco, si possono poi misurare, posso attribuire poi delle valutazioni sulla tabellina dei KPI, in certo senso. Noi in termini di valutazione, dico sempre fine esame, usiamo più la testa che non le formule, no? Quindi cerchiamo un po' di capire queste qualità, se le avete tenute presente, se in qualche modo sono ragionevoli. Ecco, l'altro punto importante che avevo accennato è quello della segmentazione. Tu hai una formula, quasi sempre, no? Come dicevamo, prendi delle misure e le aggrega in qualche modo. Queste misure sono prese su una base di una popolazione, cioè un insieme di elementi che vengono misurati, persone, ordini, prodotti, reparti, attività svolte, lavorazioni, lettere, pratiche, esami, cioè l'entità che viene misurata. Ne ho un insieme vasto di queste entità. E quindi la formula prende le misure su una popolazione di entità misurate e su un intervallo di tempo di osservazione. Queste sono due, possono esserci anche più di due, dimensioni. Io potrei decidere, e quindi la stessa formula, potrei decidere di applicarla a sottoinsiemi di queste dimensioni. Quindi osservo un fenomeno durante l'anno e poi lo divido mese per mese. Osservo un fenomeno su tutti gli studenti, poi divido maschi e femmine, divido ingegneria e architettura, divido gestionale meccanica e informatica, divido triennale e magistrale, divido in corso o fuori corso, divido quelli con la media minore o maggiore del 24. Guardate quante divisioni si possono fare sulla base della stessa formula, lo stesso indicatore, che però posso andare a calcolare su sottopopolazioni diverse o osservare su sottointervalli di tempo diversi. Quindi è molto utile avere indicatori che sono suscettibili di questo tipo di operazioni, in cui posso affettarli, tagliarli, segmentarli, no? In tanti modi diversi. Poi ci sono alcuni sistemi gestionali che permettono di fare un'operazione, dal momento la chiamano di drill down, no? Scendi a un livello di dettaglio, hai un grafico, un valore, un numero, e qui dici adesso fai il drill down per mesi. Allora un numero viene sostituito da un elenco di 12 numeri, una barretta viene sostituita da un elenco di 12 barrette in un grafico e cose di questo genere, oppure per altri criteri. Normalmente le dimensioni tendono a essere metriche ordinali o nominali, a parte il tempo, quindi dicevamo maschi e femmine, gestionale, meccanica, informatica, sono categorie nominali. Quindi io magari misuro la quantità assoluta sullo studente, il numero di crediti, quindi su scala assoluta, e lo vado a segmentare per corso di laurea. Il corso di laurea è una misura di tipo nominale sempre sullo studente. Quindi l'entità che misuro ha tante proprietà,
Una è il numero di crediti superato, che ha un valore, una scala assoluta, l'altro è il corso di laurea che frequenta, che è una scala nominale, l'altro è il sesso, che è una scala nominale, l'altro è l'anno di iscrizione, che è una scala, scusate, magistrale, livello di iscrizione, quindi triennale magistrale, che è una scala ordinale, perché non sono nominale, non sono solo distinte, ma una viene dopo l'altra, e così via. Quindi le entità che misuro hanno normalmente dei valori che fanno parte della misurazione del KPI e poi degli altri attributi che posso usare per segmentazione. Questo, diciamo così, lo si vede adesso vedo se riesco a trovarvi qualche tool di esempio, in modo per farvi vedere come funzionano queste cose in pratica. Ecco, normalmente ci sono alcuni esempi sul criterio di segmentazione possibili. Il primo ovviamente è il tempo, ma è anche più facile. Oppure posso scendere lungo la gerarchia geografica o organizzativa, per reparto, per dipartimento, per corso di laurea, oppure per altri attributi, altre categorie legate al prodotto, legate al tipo di utente, di cliente e così via. Oppure per progetti. Se voi pensate a un reparto che molto spesso sai, nell'organizzazione hai organizzazioni matrici in cui hai persone che si lavorano per funzioni e però sono attribuite a progetti trasversali. Quindi tu puoi dividere per reparto, per funzione, per progetto, per anzianità o altre cose. Quindi queste in grosso modo sono dimensioni sotto cui. Allora, cosa ci serve nella definizione dei KPI? Teniamoci nel background, nel pensiero, una domandina del tipo: ma questo indicatore è suscettibile, è un numero prendere o lasciare, o posso pensare di disaggregarlo? Perché se lo posso pensare di disaggregare è molto più utile ai fini gestionali, perché mi permette di avere delle interpretazioni più ricche. Se invece è un numero unico, complessivo, e per come è calcolato, per come è definito, non ha senso disaggregarlo, diventa molto meno utile, meno versatile in un certo senso come KPI, come indicatore. Ok, questo conclude grosso modo la panoramica sui KPI. Dicevo, oggi pomeriggio in laboratorio facciamo ancora, recuperiamo la seconda esercitazione sui mock-up, mentre invece martedì prossimo faremo un laboratorio su questo. Il secondo lo faremo in aula sotto forma di esercitazione in aula.